Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Giovedì 20 giugno dalle 9.30 alle 16 circa sarà interdetta la circolazione sul cavalcavia superiore di Marghera in via della Libertà in direzione ovest e qualora necessario lungo un tratto di via dell'elettricità. Lo dispone un'ordinanza dell'area lavori pubblici, mobilità e trasporti del Comune di Venezia per consentire le operazioni disposte dalla Procura della Repubblica di rimozione delle barriere di sicurezza e del parapetto posti all'interno dell'area posta sotto sequestro giudiziario a seguito dell'incidente stradale dello scorso 3 ottobre. Cambiamo argomento. Passano gli anni, ma per gli studenti che si apprestano a sostenere la maturità, il rischio di cadere in una delle tradizionali fake news sulle regole d'esame rimane altissimo. Quanto basta per alzare il livello di attenzione su possibili bufale legate alle regole di base che governano l'esame di Stato, cosa che puntualmente fa la Polizia Postale per la sicurezza cibernetica con Maturità al Sicuro. La campagna di sensibilizzazione svolta assieme al portale specializzato scuola.net, che per il 17° anno consecutivo si pone proprio l'obiettivo di smontare le principali notizie false sull'argomento. I dettagli nel nostro sito notizieplus.it. E a proposito di studenti, un'occasione di risparmio per le famiglie, un modo per evitare gli sprechi di educare i ragazzi, ma anche rafforzare il senso di comunità. Questi gli ingredienti di libro contro libro, gli appuntamenti rivolti a famiglie e ragazzi per lo scambio dei testi scolastici usati, organizzati dall'Assessorato Comunale alle Politiche Educative del Comune di Venezia in collaborazione con le municipalità. Per partecipare non serve la prenotazione, ma è necessario recarsi negli orari e nei luoghi preposti e allestire il proprio mercatino o affiggere i propri annunci con i libri che si cercano o si offrono. Per informazioni si può scrivere un'email a librocontrolibro@comune.venezia.it. E segnatevi questo appuntamento venerdì 21 giugno alle ore 21.15 nel piazzale del Museo Civico della Laguna Sud in campo Marconi a Chioggia, debutta Odissea, la nuova produzione estiva di Ana Tema Teatro, che da ormai 15 anni è specializzata nello spettacolo itinerante. Si tratta di un viaggio nell'affascinante mondo del poema epico di Omero con 7 attori che interpreteranno alcuni dei protagonisti dell'opera. Anche quest'anno sarà uno spettacolo coinvolgente e divertente per grandi e piccini. Da anni la compagnia raccoglie consensi di critica e pubblico. Gli attori introdotti dal mitico Ulisse andranno alle loro postazioni, arricchite da elementi di luce e scenografici. Il pubblico guidato seguirà il percorso per giungere ai monologhi che saranno di vario genere e stile. Si conclude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.